tu non puoi per le tue scelte come dire, condizionare chi ha fatto ciò che il mondo scientifico gli ha chiesto di fare. È chiaro che non abbiamo tutti e due gli stessi diritti, ed è la stessa Costituzione che lo dice. La Costituzione dice che la libertà del singolo passa per la tutela della collettività. Quindi senza tutela della collettività non c'è libertà del singolo. Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, si dice favorevole all'ipotesi di lockdown per i non vaccinati qualora la situazione sanitaria si aggravasse ulteriormente, tanto da far diventare zona gialla più regioni d'Italia. È un provvedimento che è giusto prendere, e guardi, non perché lo dico io o lo dice qualcun altro, lo sta facendo mezza Europa, perché ci si è resi conto che una volta ogni tanto l'Italia è sul vertice del mondo per gestione di un qualcosa, una gestione pubblica, no? Noi abbiamo sempre invidiato le gestioni pubbliche degli stati del nord Europa, e stavolta abbiamo dimostrato di essere stati molto più bravi e molto più responsabili. In Austria, in Germania l'hanno già attuato, in Germania dove lo otterranno molto probabilmente presto, almeno in alcuni land. Nessuno grida l'attentato alla libertà, nessuno urla di stati di dittatura sanitaria, eccetera. Tu fai la tua scelta, ma la tua scelta non deve cadere sulla collettività. Per cui puoi stare tranquillamente non vaccinato, ma te ne deve stare chiuso in casa. Negli altri paesi d'Europa nessuno grida la dittatura, prosegue Crisarà, che confida anche nel senso civico dei cittadini. Bisogna rispettare le regole, continuare ad indossare le mascherine ed evitare assembramenti e comportamenti a rischio. Il fatto che si sta espandendo di nuovo il contagio è un fatto che già si sapeva, era prevedibile se si abbattono le condizioni di sicurezza. Per cui io credo che se sapremo gestire in modo responsabile questo inverno, questo sarà l'ultimo inverno che passeremo in queste condizioni, il prossimo sarà molto più leggero.